Buongiorno ragazzi, anche oggi faremo un esercizio sulla prospettiva accidentale con il metodo dei raggi visuali e della pianta ausiliaria. È un esercizio molto simile a quello che vi ho dato la scorsa settimana, ma credo sia importante per consolidare le nozioni acquisite. Quindi, che cosa succede? Andiamo ad analizzare. La figura preparatoria fornisce gli elementi come per l'esercizio precedente. Quindi, per prima cosa dobbiamo tracciare la linea di terra, ausiliaria, sempre ovviamente in fondo al foglio, e la linea dell'orizzonte ad una distanza a piacere. E poi si disegna la pianta ausiliaria. Poi si traccia la linea di terra definitiva alla distanza opportuna e dal punto A, da questo spigolo, che è qua, si innalza la verticale che risulta a cominciare da A', che è qua, sulla linea di terra definitiva. La linea delle misure geometriche delle altezze. Poi, dai punti corrispondenti della figura 2, si innalzano le verticali che, incontrando le corrispondenti in F ed F', determinano le forme prospettiche dei solidi. Ecco, spero che questo esercizio non sia troppo complesso, perché mi rendo conto che sono insieme tre cose molto importanti: la pianta ausiliare, il quadro inclinato e il metodo dei raggi visuali. E se doveste avere dei problemi, non esitate a contattarmi. Ho indicato anche le misure e mi auguro che siano leggibili. Diversamente mi contattate. Ciao e buon lavoro.